Ciao a tutti e bentornati. Torno con lo stesso look e trucco e tutto quanto del video precedente perché insomma ho un po' più di tempo e voglio girare un po' di video in più. Torniamo oggi con un altro video haul, in particolare, come sempre, un altro pacco di Sephora. Ho fatto un altro acquisto, in realtà io vi ho fatto il video dei miei prodotti presenti nella wishlist, o meglio la mia wishlist di Sephora. Questi prodotti non erano presenti in quella wishlist, se non per... no, bugia, non erano presenti nella wishlist perché avevo già fatto l'acquisto e quindi nella wishlist non c'erano. Però a quella wishlist che vi ho fatto, vi lascerò chiaramente anche il video, ci aggiungiamo anche questi prodotti che ho appena acquistato. Quindi ho iniziato acquistando questi prodotti e spero di acquistare anche quelli che vi ho citato anche nel video. Andiamo subito a vedere che cosa c'è all'interno del bottino. Allora, c'è il primer di Fenty Beauty. Ho voluto acquistare un primer perché io sinceramente tendo spesso a snobbare i primer perché penso che siano inutili, utilizzo il correttore, quindi non ho sempre provato primer abbastanza economici, quindi Catrice, Essence, quindi non mi sono mai approcciata a primer un po' più seri, però visto che forse serve, insomma, effettivamente, in più sto sperimentando anche dei trucchi un po' più colorati, un po' più intensi, voglio vedere se effettivamente andandoci ad applicare un primer al di sotto il risultato del trucco occhi migliora o meno. Quindi il primer, questo qui, l'ho preso in formato mini size ed è lui. Ve lo faccio vedere un po' più da vicino, è molto simile al packaging del fondotinta, se non fosse per il colore un po' nude. Dovrebbe donare anche qui, mi parla di colore, penso sia universale, mi dice soft matte come colore, non lo so. E la pochetta, cosa c'entra la pochetta? L'erogatore, questo qui a push, forse per quello volevo dire pochette. Ed è il Pro Filter Instant Retouch Primer, quindi vedremo un po', vedremo anche la consistenza, vedremo se effettivamente è valido come dicono, perché dicono che questo primer faccia durare un sacco i prodotti occhi, gli ombretti, quindi vediamo un po'. Ho voluto prendere la versione in mini size proprio perché voglio prima capire se è un prodotto che poi andrò a ricomprare o meno. Poi sapete che ho un debole per i prodotti in mini size, mi piacciono. Altra cosa che ho preso un correttore. Sapete già che io ero un po' indecisa su quale correttore prendere. Nella mia wishlist sapete che c'erano diversi correttori, tra cui c'era anche questo qui che mi sono che ho voluto prendere in questa occasione, ed è il correttore di Nabla, il Close Up Concealer nella colorazione Light Peach. Non l'ho ancora aperto, è la prima volta che questi prodotti li apro, se non per un prodotto che ero curiosa di sentire la profumazione. Ed è la colorazione, penso che vada bene per me, non lo so, io spero di sì. Il prodotto è questo qui, magari si vede un po' meglio se me lo avvicino. Vabbè, è abbastanza famoso questo prodotto, ne ho sentito parlare in diverse salse, alcuni lo odiano, altri invece lo amano. Spero che la colorazione sia giusta, non lo so, forse è troppo... no, forse è un po' troppo scura per le mie occhiaie. Forse un po' troppo scuro. Ah, vabbè, forse essendo pescato mi va a nascondere un po' gli occhiaie, il che non è male. E ci andrei ad applicare. E ci andrei ad applicare anche. Buona anche la profumazione. Non so se. Vabbè, si uniforma comunque la carnagione. Mi sembra anche abbastanza idratante. Quindi andrei ad applicarci prima questo qui sugli occhiaie per andare a nascondere un po' il grigio e il verde delle mie occhiaie. E poi ci andrei a mettere un correttore un po' più illuminante. Io tendo generalmente a fare così, anche se con il correttore di Smashbox andavo ad applicare soltanto lui e erano perfette. Però insomma sono molto curiosa di provare questo prodotto perché insomma se ne è sentito parlare non ogni dove, non ogni come, tutte ne hanno parlato un sacco bene, quindi andremo a vedere, andremo a testare e vi saprò dire. Altro prodotto sempre di Nabla che ho voluto comprare è un illuminante e ho preso questo qui ed è lo Skin Glazing nella colorazione, non lo so che colorazione sia, se mi viene fuori, nella colorazione Privilege, c'era scritto praticamente sopra, che tra l'altro era l'ultimo disponibile tra gli illuminanti. Allora, il packaging è molto molto bello, questo packaging trasparente rosato,
come sempre sento sempre la profumazione e mi sembra molto molto bello. Vediamo un po', andandolo a sbocciare. Sì, ed è praticamente un dorato molto molto tenue, molto, vedete la telecamera con le ring light, non si vedrà nulla chiaramente perché sono sparaflesciano le luci così, però mi sembra molto molto carino. La polvere sembra anche molto molto setosa. Poi a quanto pare questi prodotti, questi illuminanti, pare siano molto molto sfumabili, molto belli, l'effetto dicono sia molto molto bello, quindi volevo provare questa tipologia di prodotti, anche perché era da un po' di tempo che non acquistavo prodotti in Avla e quindi mi sono detta va bene, lo compro, vediamo un po'. Ci sono altri 3 prodotti, allora vi faccio vedere il prodotto labbra. Come sempre io all'interno di un ordine Sephora ci metto sempre un prodotto labbra, quasi sempre NARS o comunque un rossetto. Ho voluto prendere questo rossetto qui perché, soprattutto per la colorazione che mi incuriosiva un sacco, che ho visto in diversi video e quindi mi ha incuriosito. Sto parlando della colorazione Love in Lips nella versione matte, cioè nella finish matte. Il packaging è sempre lo stesso, l'ultimo che ho preso di cui vi ho parlato, che è Dolce Vita, è Sheer come finish, questa qui invece è matte. Andiamo a vedere anche il colore, questo colore diciamo come sempre è un nude, io sto collezionando nude, anzi se volete vedere il video su miei rossetti nude ditemelo che magari ve lo giro, ed è questo color nude un po' più primaverile, quindi un po' più sul rosato, direi più sul malva che più che sul rosato. Bello, wow, mi piace tanto. Tra l'altro i rossetti matte di NARS mi piacciono tanto perché non sono per niente secchi, sono quei rossetti matte ma con la texture molto molto leggera, quindi per niente secchi, che insomma sapete che io odio quell'effetto. Ripeto, la colorazione è la Love in Lips, la 2980 per essere precisi, nel finish matte. L'ho preso anche perché in vista della primavera volevo un nude un po' meno sul mattone ma più sul rosa, sul malva, che non fa mai male, uno in più fa sempre piacere. Altra cosa che ho preso di Too Faced è un blush, e ho preso questo blush qui, il Fruit Cocktail Blush Duo. Questo qui l'ho preso soprattutto perché era in offerta, perché di questi blush alcune colorazioni, tra cui questa qui, era in promozione al 20%, anche se penso che l'avrei comunque, anche se avessi preso gli altri non in offerta, con il 20% l'avrei comunque preso allo stesso prezzo, perché su questo prodotto il 20% non mi è stato applicato. Il packaging è bellissimo, con queste angurie, penso siano angurie, comunque non lo so, un frutto comunque, o il frutto della passione forse, papaya pop, quindi dovrebbe essere la papaya, la colorazione è appunto la papaya, non è molto profumato stranamente, e la colorazione è questa qui, quindi è un pescato aranciato con un blush un po' più illuminante. Io direi che questo qui insomma mi sembra più illuminante e questo invece più un blush. Vediamo un po', andandolo a sbocciare, quindi è molto aranciato come blush, quindi questo qui, e per la primavera insomma lo vedo adattissimo. Questo qui invece, questo un po' più illuminante, ripeto, mi sembra più illuminante che un blush, ed è questo qui accanto al rossetto. Tra l'altro vedo anche parecchi glitter, parecchi brillantini all'interno, anche se dalla telecamera mi sembra molto più aranciato di quello che è, insomma è un pescato, è un illuminante diciamo gold aranciato. Il packaging è bellissimo. Ultima cosa che ho preso è una palette. È una palette che ho preso soprattutto per il packaging, devo essere sincera, e poi perché a me piacciono tanto le mini palette. Quindi alle palettone, se dovessi scegliere, io preferisco decisamente le mini palette perché sono piccole, portatili, pratiche, mi piacciono di più. Ed è la palette di Too Faced, ed è la Shake Your Palms, che è l'unico prodotto che io ho sbirciato perché volevo sentire la profumazione. E non vi dico quanto è buona, la profumazione è freschissima, sa di frutta, e all'interno è questa qui. Allora, mi piace tanto perché ha dei colori all'interno, secondo me, molto molto belli e molto particolari. Ve la voglio far vedere un po' più da vicino perché, insomma, vorrei che
si capissero un po' di più i colori. Spero che renda, anche se non so, secondo me questo colore qui, questo verde oliva, forse non rende molto. Comunque ci sono, come vedete, tre shimmer, tra cui questo verde oliva molto bello, questo gold anche molto carino, quest'altro qui bronzo anche molto bello, poi c'è un rosa matte, un marrone che può sempre servire per la piega perché insomma è utile per la transizione, così come questo qui che è molto bello, questo marroncino sul nude, molto molto bello. E insomma trovo che sia molto completa. No, sono 4 shimmer e 4 opachi, quindi per fare diversi, secondo me, diversi trucchi, questa palette secondo me è fantastica. Poi colori molto belli, molto estivi, trovo che sia molto molto carina, il packaging è bellissimo, il materiale è tipo latta e insomma ditemi voi se non è bellissima. Mi sono sincera, io l'ho presa soprattutto per il packaging e in più perché insomma i colori oggettivamente mi attiravano tanto, quindi ho unito le due cose. Questo era il mio ultimo bottino fatto da Sephora. Ditemi se i miei prodotti vi sono piaciuti, se li avete, cosa ne pensate, insomma se magari ho fatto qualche cavolata, ho fatto un acquisto un po' azzardato che non avrei dovuto fare, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Ovviamente mettetemi un like se il mio video vi è piaciuto, io come sempre vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!